Salve a tutti amici di CryptoGem e benvenuti a un nuovo video. Oggi andrò a parlare di una cosa che non si vedeva sul chart di Bitcoin da tantissimo tempo. Fatemi mettere il chart. Andremo a vedere anche le notizie perché ci sono un sacco di buone notizie per quanto riguarda l'inflow sul mercato che stanno crescendo sempre di più. Adesso ingrandisco un attimo questo. Però andremo a vedere un segnale sul mensile che si da un po'. L'avevo già condiviso la settimana all'inizio di questa settimana, la settimana scorsa dentro Premium, però volevo farci un video per guardarlo molto bene anche su YouTube e condividere con voi alcuni dei miei pensieri. Allora, prima di entrare nel chart, volevo vedere un paio di cose con voi riguardo ai volumi. Intanto, come vediamo, c'è una crescita sostanziale dei volumi nell'ETF, come vedete qui. Ci sono state oltre 350 milioni, come vedete qua. Over 340 million after the first hour of trading, nella prima ora di trading. Quindi, come vediamo in questo momento, i volumi, quindi l'interesse sta aumentando molto. Però un'altra cosa che volevo farvi vedere, sempre come settlement volume, comparata Visa, Mastercard, Gold, Oro e SPX. Come vedete, Bitcoin al momento è vicino ai 6,5 miliardi giornalieri e, come vedete, molto vicino anche a Visa, ma non molto vicino perché comunque rispetto alle Visa Mastercard c'è ancora strada da fare. Ma questo ovviamente cosa vi mostra? Vi mostra che nel lungo termine il piano è sempre lo stesso, ragazzi. Non importa se Bitcoin scende a 30, scende a 20, va su a 50, 60. Vedo molta gente litigare sui prezzi, su come entrare, come non entrare. Ho sbagliato l'entrata, non ho sbagliato, sono entrato troppo in alto, troppo in basso. Non è proprio questo il focus. Ovviamente noi vogliamo massimizzare ed è per quello che mi vedete comprare sempre nei pullback. Aspetto sempre i momenti migliori per comprare. Però dovete capire che a lungo termine, con il sistema economico in cui stiamo vivendo, in cui l'unico modo di portare avanti il GDP, far crescere l'economia o aiutare l'economia, quindi ogni volta che sentite aiuti dell'economia, ogni volta che pensate che l'economia sta crescendo, quindi in verità state diventando più ricchi, in verità quella è solo un'illusione, perché nessuno diventa veramente più ricco con l'espansione dell'economia, ma solo se detenete asset. E Bitcoin è uno degli asset più flessibili da tenere, perché ovviamente è aperto 24 ore su 24 i mercati, quindi è molto liquido, a differenza di altri mercati che sono meno liquidi. Non c'è per forza un budget da mettere, per esempio, come in una casa, che devi per forza avere un tot o 150.000 euro o 100.000 euro, quello che è. Bitcoin puoi metterci anche 10 euro domani mattina, e comunque vuol dire che stai piano piano allocando i tuoi soldi, e poi bisogna solo aspettare che il mercato faccia la sua mossa, come sempre. Quindi sicuramente noi abbiamo anche creato, come sapete, il servizio Sage Investment, che se vi interessa potete iscrivervi, dove noi mandiamo i migliori punti dove accumulare, le migliori analisi, e per quanto mi riguarda, almeno per me, io cerco di tradare e di anche accumulare nei migliori punti, perché nel breve e medio termine tendo a prendere profitto e poi reinvestire quei soldi in altre cose, anche se so che Bitcoin magari potrebbe arrivare a 100, a 200K, però è una strategia che uso da anni e mi trovo molto bene. Però chi vuole accumulare questo asset e magari non vuole fare nient'altro nella vita, ovviamente Ethereum, Bitcoin, io stesso molto Ethereum, lo sapete, sono due asset che secondo me a lungo termine, con l'ETF, con i volumi che stanno crescendo sempre di più, e ovviamente queste sono analisi a disposizione di tutti, quindi anche gli altri investitori le vedono, e se gli altri investitori li vedono sono più propensi ovviamente a comprare. Però come vedete i volumi stanno crescendo, è un asset molto piccolo, l'intero mercato delle cripto siamo vicino ai 2 trilioni, quindi assolutamente una caccola per quanto riguarda i mercati, assolutamente inesistente praticamente. Questo è un mercato che può tranquillamente arrivare a 5 trilioni, 6 trilioni, 10 trilioni nei prossimi 10 anni. Poi, per quanto riguarda invece l'inflow di denaro, possiamo vederlo dal market cap grow delle stablecoin, 30% change, quindi c'è stato un cambiamento del 30%. Vi farò vedere cosa è successo nell'ultima volta. L'ultima volta, prima del mega dump, abbiamo avuto un drawdown molto più aggressivo di quello che c'è adesso. Infatti, come vedete, quello che c'è stato ora è molto più piccolo di quello che abbiamo visto in passato. E cosa sta succedendo in questo momento? Abbiamo avuto il pump, quello di ottobre, settembre, ottobre, se vi ricordate, c'è stato questo mega pump. Poi c'è stato un altro pump a febbraio, a gennaio, febbraio, nei primi di gennaio, febbraio c'è stato questo pump, per poi avere questo mega dump a maggio. Io avevo comunque avvertito che l'estate è solitamente bearish, quindi sell in May e walk away è sempre una delle fasi che funziona meglio ed è sempre funzionato soprattutto per il mercato delle cripto. E come potete vedere ora abbiamo avuto questo mini drawdown di outflow dal mercato, per poi adesso abbiamo questo inflow. Adesso parlerò di questo inflow, farò un paio di teorie anche per me, parte mia per voi, cosa intendo. Poi, ultima cosa, il ticker di Ethereum la prossima settimana uscirà, quindi come vedete
stanno già preparando gli ETF a essere lanciati, ragazzi. Questo l'abbiamo visto anche su Bitcoin prima che venisse lanciato, e quindi è molto molto vicino la storia dell'ETF. Quindi non dormite su Ethereum. L'ultima volta vi avevamo dato alcuni livelli che secondo me erano ottimi, come la zona dei 28 e la zona dei 30, la zona dei 2800 e la zona dei 3000, per chi ha dormito quando era sotto i 2000 ovviamente. Andiamo però a vedere quello di cui vi stavo parlando, che vedo sul mensile di Bitcoin. Per me è molto importante questa cosa, e vi ricordo, la prima volta che succede sul mensile di Bitcoin, la prima volta che succede, adesso andremo a vederlo insieme. Allora, come vedete qui, in passato il mensile ha sempre dato a livello di candlestick e price action dei bei segnali. Qui c'è un inside candle, qui c'è un inside una hanging man, qui c'è un hanging man anche qui, qui abbiamo una twisting candle, qui abbiamo un double top, qui abbiamo una doji, un'altra doji qui. Quindi come vedete, anche qui abbiamo una doji, quindi come vedete dopo ogni corsa, dovete guardare le corse che succedono, tipo questo top, c'è sempre stato un segnale bearish sul mensile che poi ha portato giù il mercato, o a breve o a lungo termine. Di solito ha portato il mercato per un lungo termine a ribasso. Questa è la prima volta che vediamo che anche il top qui, perché questo è un local top, come vedete, anche se c'è stata sta candela rossa, il mercato sta lateralizzando al mensile. Questa è la prima volta che succede, potete andare indietro a guardare. Non è mai successo che si cominciassero ad accumulare delle candele mensili in questo livello. E se andiamo a vedere la chiusura, che è la cosa più importante, guardate la chiusura, anche se la candela di questo mese è arrivato giù fino a 54, guardate però come sta chiudendo. Nessuna di queste candele sta chiudendo al di sotto del previous high, quindi stanno tenendo sul prezzo più in alto, quindi praticamente ha creato un supporto, anche se non si vede, perché poi magari se guardate sul giornaliero sulle 4 ore vi sembra che siano dei dip, ma sul mensile questo è un supporto molto importante sul mensile, ed è la prima volta che io vedo una flag come questa su Bitcoin, sul mensile, la prima volta che si vede una flag così. Se questa chiude qui, ovviamente questa è anche una dragonfly, che è una candela bullish, però è la chiusura mensile che è affascinante, perché non ha mai chiuso al di sotto del livello dell'ultimo bull market sul mensile. Quindi è un supporto la chiusura, come vedete. Quindi questa è una delle cose che ovviamente ho notato, avevo già condiviso anche sul chart la settimana scorsa, che il mensile è molto molto forte, sta facendo una flag, ed è la prima volta che vediamo una zona di accumulo così forte. E sapete che io ho fatto il video sulla Wyckoff Accumulation, e perché ho fatto il video sulla Wyckoff Accumulation? Perché proprio sembrava una zona di accumulo. Quindi il mio base case, a meno che non venga svalidato, è che possiamo aspettarci nei prossimi, non so, prossimo mese, due mesi, una possibile rottura di Bitcoin. Come ho detto, quando romperà questa zona, soprattutto, sarà uscito da questa flag. Come vedete, è ancora all'interno della flag, quindi tutto è possibile. Sapete, Bitcoin è molto volatile, soprattutto un retest nella zona dei 60 prima di partire potrebbe essere, perché c'è una gap, c'è una semi gap, però non è sicuro, quindi... Come ho detto sempre, ragazzi, non aspettate livelli precisi, non guardate. Io anche se faccio le analisi e vedo che Bitcoin va a 48, a 50, a 60, non vuol dire che non accumulo quando ci sono dei pullback. Come Ethereum, anche Ethereum, non ho aspettato ai 28, ho comprato anche ai 28, ma ho comprato ai 3,2, ai 3,100, perché avevo venduto prima durante il pump nella zona dei 3,5, volevo ricomprarlo, e quindi piuttosto che aspettare, anche se avevo in mente il 2,5 o il 2,4, non aspetto quelle zone. Ricordatevi che dovete cominciare a entrare nei trade, devo cominciare ad accumulare. Questa è la mentalità che sto insegnando nei corsi, anche dentro il Discord, e la gente si sta trovando in una situazione in cui se il mercato fa su sta bene, se il mercato va giù sanno dove accumulare. E come ho detto, da anni è la situazione migliore dove trovarsi come investitore. Uno, non rincorrere il mercato, quindi essere posizionati, ma non essere infogliati nel mercato, perché il mercato può offrirti un'opportunità andando ancora più basso, allora tu vuoi cogliere questa opportunità. Questo da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda invece Ethereum, come vi ho detto, ragazzi, non so quante opportunità può offrire, perché la storia dell'ETF ovviamente potrebbe fare come Bitcoin e continuare a salire a rialzo, potrebbe addirittura fare fuori l'ultimo high e salire. Quindi sono già posizionato su Ethereum, sono molto contento con quello che ho accumulato negli ultimi anni, soprattutto quando era in questa zona, su quello che ho accumulato in questa zona che poi abbiamo preso profitto, però ora sto ricomprando nuovamente in questa zona. Quindi per me Ethereum nel lungo termine, quindi non venite se domani scende giù a 2,5, nel lungo termine per me Ethereum
andrà molto più in alto del suo ultimo all time high, soprattutto col fatto che è deflazionato, quindi a differenza di Bitcoin, anche se Bitcoin ha un supply limitato, è comunque inflazionato, quindi ogni anno vengono iniettati dei Bitcoin, a differenza Ethereum invece è deflazionato perché vengono bruciati. Se andiamo a vedere adesso la comparison, quindi tra Ethereum e Bitcoin, vediamo che in questo momento Ethereum Bitcoin è ai minimi del 2022, se non sbaglio, del 2020, del 2021, quindi il 2021 è stata la prima volta che ha rotto in questa zona, e come vedete su questa zona qui, questo l'ho messo in caso rompa a ribasso, quindi vuol dire che potrebbe comunque performare Ethereum, ma qui andrei a cambiare molti dei miei Bitcoin per Ethereum e sarei molto più esposto a Ethereum. Sono già più esposto a Ethereum perché questa zona per me era una zona di supporto per esporsi di più a Ethereum, quindi se hai un 30% e 15% di Bitcoin, cioè 15% di Bitcoin, 15% di Ethereum, facendo un'analisi del genere riesci magari a dire ok, faccio 20% di Ethereum e 10% di Bitcoin. E così via. No, quindi questo è il motivo per cui uso queste analisi a coppia. Vediamo anche i mercati tradizionali, perché i mercati tradizionali hanno avuto un pullback. È una delle cose che ho fatto notare nell'ultima live, che hanno toccato il 1.618, quindi l'1.61 dei Fibonacci. E come vedete, ragazzi, i Fibonacci sono, non è magia nera, ragazzi. Questi li usano le istituzioni. So che la gente pensa che l'analisi tecnica è fufa, ma le istituzioni usano questa fufa. Quindi, come vedete, ha toccato l'1.61 preciso per poi crollare. Una delle cose che sto considerando è un possibile tocco tra questa zona e questo high. Se arriva a questo high, offrirà un sacco di opportunità sul mercato degli stock che noi siamo pronti a cogliere, perché sono andato quasi al 50% sul wallet che stiamo gestendo. E in più la stessa cosa sull'SPX, guardate qui, l'1.61 in pieno. Anche lì la mia teoria è fra questa zona e questa zona più bassa. Se dovesse arrivare qui, e come vedete Bitcoin comunque continua a salire, perché Bitcoin in questo momento sta seguendo il flow di denaro che sta uscendo dal mercato degli stock e sta andando in cose più speculative, come gli stock più piccoli o per esempio anche le altcoin. Infatti questo penso uno dei motivi sia anche questo grafico che abbiamo visto prima, in cui c'è questo inflow, che da dove arrivano questi soldi? Arrivano sicuramente da altri mercati. Questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi se volete vedere altri video del genere dove analizziamo Bitcoin, Ethereum e il mercato dell'altcoin. Per il momento è tutto e ci vediamo al prossimo video.